Bentornati su No Mamma Mazzo e bentornati nella rubrica Fumetti, ma soprattutto bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja, una rubrica che quest'anno sarà molto prolifica grazie anche al film Mutant Mayhem, Caos Mutante, che uscirà a fine agosto e che darà nuova visibilità alle Tartarughe Ninja, quindi è giusto parlarne e diffondere questo fantastico franchise. Per alcuni di voi sembrava impossibile che questa opera uscisse anche in Italia, ma io sapevo, come diceva Giovanni Storti, io ho aspettato, ho ponderato, perché sapevo che un'opera di così grande successo, di così grande impatto mediatico, non sarebbe stata lasciata a morire in America. L'Italia, la Panini Comics, l'avrebbe sicuramente tradotta, l'avrebbe sicuramente proposta anche al mercato italiano. E così la mia pazienza è stata ripagata e ho con me in mano The Last Ronin in versione cartonata in italiano, ovviamente dal titolo italiano L'ultimo Ronin. Finalmente posso parlare con voi dell'Ultimo Ronin, opera che ho letto in italiano e solo in italiano. Alcuni di voi mi hanno segnalato, e l'ho notato pure io, che ci sono un paio di errori di traduzione, ma sapendo un pochino l'inglese si può fare questa piccola operazione di ricerca mentale inversa su cosa avrebbe significato una cosa in inglese e si può comunque capire il senso. Ma al di là di tutto ciò sono davvero felice di avere un'edizione di pregio incartonato molto bella da avere nella libreria e che contiene un'opera che comunque ha già fatto la storia delle Tartarughe Ninja, perché è stata scritta niente poco di meno che da Kevin Eastman in persona, ovvero uno dei due creatori delle Tartarughe Ninja insieme a Peter Laird. La storia stessa era stata co-scritta da Peter Laird e poi è stata modificata per l'uscita attuale da Kevin Eastman e con l'aiuto di Tom Waltz. Tom Waltz è stato colui che ha gestito la serie a fumetti delle Tartarughe Ninja della IDW della sua uscita nel 2011 fino a un paio d'anni fa, dopo che ha passato il testimone a Sophie Campbell. Quindi comunque gente che di Tartarughe Ninja, voglio dire, ne sa e ne sa a palate. Peter Laird, se non lo sapeste, da tanto tempo si è scostato dal progetto Tartarughe Ninja, comunque non alcune derive molto commerciali delle Tartarughe Ninja non sono state condivise da Peter Laird e quindi diciamo la società, la coppia Eastman e Laird è da molto che non lavora più assieme, però questa è un'opera che Peter Laird aveva scritto insieme a Kevin Eastman già nei ruggenti anni 80, quindi proprio quando le Tartarughe Ninja stavano avendo un gran successo, loro si sono detti: ma come finirebbe? Quale sarebbe il finale ideale delle Tartarughe Ninja? Quale sarebbe il numero 100 delle Tartarughe Ninja? E hanno pensato alla storia che abbiamo tra le mani. Ovviamente la storia che abbiamo tra le mani non è quella che hanno pensato negli anni 80-90, subisce sicuramente le influenze di tutti questi 30 anni di storia del fumetto, di storia delle Tartarughe Ninja, di conseguenza non sarà precisamente quella che avevano pensato, però diciamo, il cuore della storia è questo. Vi ricordo sempre, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri. Fatevi un giro sul mio canale, di condividere il video con tutte le persone che amano le Tartarughe Ninja e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e in generale cosa ne pensate di questa nuova ondata di Tartarughe Ninja che sta arrivando. Se siete amanti delle Tartarughe Ninja, mi trovate anche su TikTok dove settimanalmente sto dando delle curiosità, appunto, su questo fantastico mondo. Come ho detto, questa storia è un finale ideale alla storia originale delle Tartarughe Ninja che Eastman e Laird stavano, portando avanti negli anni 80-90. Quindi questa storia non è in continuity con la serie della IDW che è tuttora in pubblicazione, quindi quella nata nel 2011, in Italia 2013
edita sempre da Panini Comics, dove vediamo appunto delle nuove origini delle Tartarughe Ninja. Se vogliamo avere un termine marvelliano, è come se fossero le Ultimate Tartarughe Ninja, ok? Mentre questo, l'ultimo Ronin, in realtà si rifà alla serie Mirage degli anni 80. Per intendersi, si rifà a questa serie, la serie originale. E ci sono molte differenze tra la serie originale e la serie dell'IDW. Tendo anche a precisare che tra la serie originale e la serie dell'IDW ci sono state anche altre serie a fumetti delle Tartarughe Ninja nel frattempo. Se non sbaglio, una era di Archie Comics, non vorrei dire una cavolata, comunque anche quella era una serie diversa ancora, che più o meno prendeva l'universo del cartone animato dell'87 e lo espandeva. Nella serie dell'IDW ci sono anche lì, c'è un'espansione di questo mondo delle Tartarughe Ninja che prende le origini, le stravolge, prende dalle incarnazioni precedenti delle Tartarughe Ninja, non solo a fumetti ma anche a cartoni e live action, e cerca di fare un ottimo mix per prendere il meglio di tutte le versioni che ci sono state finora e le incanala in questa nuova serie. Ma nella serie originale molte cose mancavano. Faccio un esempio su tutti: Bebop e Rocksteady non ci sono nella serie della Mirage. Il mutageno stesso non muta gli esseri umani, non nel senso che li fa diventare degli animali. Quindi, se in questo numero c'è una mancata citazione alla miriade di mutanti presenti nell'universo delle Tartarughe Ninja, è perché nell'universo originale della Mirage non sono poi così tanti. Quindi ci può anche stare che nell'arco di 30 anni i mutanti siano stati sterminati da Hiroto Oroku, ovvero il nipote di Shredder. Anche qui, Hiroto Oroku è il nipote di Shredder perché è il figlio di Karai. Karai Oroku è la figlia di Shredder nella serie originale e in un sacco di altre incarnazioni, mentre nella serie a fumetti della IDW Oroku Karai è la nipote di Shredder. Quindi questo giusto per darvi delle precisazioni su dove collocare l'ultimo Ronin. Ma semplicemente, se anche conoscete, se avete una conoscenza superficiale, se avete un'infarinatura delle Tartarughe Ninja su chi sono e quante sono e sul fatto che c'è Shredder come nemico principale, questa conoscenza basilare vi può bastare per godervi quest'opera. Ma perché ha fatto così tanto successo negli Stati Uniti quest'opera indipendente appunto dalla serie regolare scritta da Kevin Eastman? Kevin Eastman non è nuovo a prendere di nuovo in mano la scrittura e anche il disegno delle Tartarughe Ninja. Per esempio, Kevin Eastman ha lui stesso scritto, ha collaborato, ha disegnato persino alcuni numeri o alcune parti di numero della serie regolare, dell'attuale serie regolare della IDW. Eppure perché questo numero ha fatto così scalpore, ha fatto così successo? Beh, innanzitutto perché è un numero ambientato nel futuro, ambientato in un futuro post-apocalittico dove si scopre la fine dei nostri beniamini e la maggior parte delle persone è affascinata, no, da sapere una storia lunga come Beautiful, come può essere appunto la storia delle Tartarughe Ninja, la storia di un supereroe Marvel, è affascinato dal sapere come finirà. Ora, io non faccio parte di questa maggioranza. A me le storie ambientate nel futuro post-apocalittico, dove vediamo l'eroe in crisi, l'eroe in declino, l'eroe dove vediamo l'eroe morire nella sua ultima battaglia, a me queste storie mi fanno schifo, non me ne frega niente, non voglio sapere come si chiama la casa di cura dove l'eroe in pensione andrà a morire, non mi interessa, mi interessa averlo nella testa nella gloria dei suoi anni d'oro. Quindi Teenage Mutant Ninja Turtles, mi piace sapere che siano degli eterni teenager che si rinnovano sempre e continuano a combattere. Quindi io non faccio parte di questo grande pubblico. Lo sapete, per esempio, io non leggo nemmeno Dylan Dog e il pianeta dei morti, che mi dicono sia l'opera migliore su Dylan Dog degli ultimi anni, però a me vedere le versioni del futuro che fanno cose, non me ne frega niente, mi dispiace, scusate, ho dei limiti, lo sapete, però non mi piacciono. Ciò nonostante, ero comunque affascinato da leggere questa storia, perché
E qui entra in gioco l'altro punto forte di The Last Ronin, dell'ultimo Ronin. Ero affascinato da questa storia perché l'ultimo Ronin ha tenuto sospeso, ha tenuto col fiato sul collo, cioè scusate, col fiato sospeso i fan delle Tartarughe Ninja, perché non ha rivelato fino alla fine del primo numero, sono un totale di 4 numeri se non ricordo male, fino alla fine del primo numero non ha rivelato chi è l'ultimo Ronin. E si sono fatte un sacco di illazioni, un sacco di scommesse su chi potesse essere l'ultimo Ronin. Quest'ultima tartaruga ninja sopravvissuta ai propri fratelli caduti in battaglia, che porta con sé le armi di tutti e quattro i fratelli e che indossa, per lutto probabilmente, una bandana nera e che non fa assolutamente capire chi possa essere dei quattro fratelli a indossarla. Complice anche il fatto che sono trascorsi 30 anni e che questa persona ha visto morire la propria famiglia e quindi non si può nemmeno intuire il carattere della tartaruga ninja, perché è comunque cambiato sia a causa degli anni sia a causa delle battaglie, delle sconfitte subite. Purtroppo qui in Italia questa grossa sorpresa, complice anche gli anni che sono trascorsi tra la pubblicazione statunitense e la pubblicazione italiana, purtroppo questa sorpresa non c'è stata, perché comunque i leak scorrono e viene anche naturale la curiosità di una persona che potrebbe non vedere mai la luce di un prodotto stampato in Italia, viene anche naturale volerli scoprire questi leak. Ora, io non sono tra queste persone che vuole scoprire questi leak, però bazzicando nel mondo delle tartarughe ninja viene da sé che ti arriva all'orecchio chi è la tartaruga rimasta, la tartaruga superstite. Quindi io già sapevo chi era la tartaruga superstite e quindi sono un po' privato di questa sorpresa. Ciò nonostante, ho letto con molta passione con molta passione tutto il numero, sapendo comunque chi era la tartaruga che stavo leggendo. Francamente sono rimasto anche stupito che la sua identità si scoprisse così presto, nel senso che io pensavo che l'identità dell'ultimo Ronin non si sapesse quasi fino alla fine di questa saga in 4 atti, e invece già nel primo atto si scopre, perché la tartaruga in questione incontra April O'Neil, e April O'Neil, indipendentemente dalla bandana, dalle armi e da tutto, riconosce i suoi amici e quindi lo chiama per nome. E devo dire che questo è stato anche un sollievo, perché francamente sapere che mi ero semplicemente spoilerato il primo atto su 4 mi ha dato modo di godermi meglio gli altri 3, sapendo che non c'erano tanti altri spoiler. Anzi, addirittura i modi in cui gli altri 3 fratelli erano stati uccisi in battaglia, che avevo sentito dire, erano totalmente fasulli, erano finti, erano inventati, oppure da persone che in buona fede avevano preso ispirazione da altre opere fumettistiche e avevano fatto una cozzaglia di morti che non c'entravano con questa storia. Se non sbaglio, mi avevano detto che Donatello sarebbe morto per mano di Bebop e Rocksteady, quando sappiamo che questo è successo nella serie regolare dell'IDW, dove Donatello è stato ridotto in fin di vita da Bebop e Rocksteady. ma appunto in questo universo Bebop e Rocksteady non ci sono, e quindi ha più senso vedere le morti attuali come sono successe. E quindi per me è stata anche una sorpresa vedere le reali morti di questa versione delle Tartarughe Ninja, e quindi mi sono anche goduto meglio il numero di per sé. Poi, devo dire, a parte questa grossa sorpresa dell'identità dell'ultimo Ronin, il numero di per sé non ha dei grossi picchi di sorpresa. È comunque bello vedere un pochino l'ultima storia, l'ultimo combattimento delle Tartarughe Ninja. Ci sono degli elementi che secondo me erano magari studiati diversamente nella prima bozza e che sono stati mantenuti, ma potevano essere tranquillamente evitati perché non ha molto senso. Mi riferisco al fatto che la figlia di April O'Neil e Casey Jones hanno una figlia,
questo grande spoiler, lo abbiamo visto anche in Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, che la Casey Jones femminile aveva un figlio, qua la situazione è inversa, Casey e April hanno avuto una figlia, Casey Marie, e spiegano un pochino il fatto che sia forte, che sia resistente, nonostante non si sia allenata con un sensei, ma si sia allenata da sola, lo spiegano con il fatto che è stata gli è stata trasmessa una contaminazione da mutageno, perché i suoi genitori sono stati esposti tanti anni alle tartarughe ninja, quindi come se le tartarughe ninja avessero un residuo radioattivo che avessero contagiato Casey e April, e che a loro volta la loro figlia avesse preso questi geni mutati. Questo perché c'è stato un plot twist finale su questa cosa? No, semplicemente l'hanno scritto perché sì, l'hanno scritto per spiegare un pochino che ha una forza diversa, che ha una resistenza diversa. Secondo me per quest'opera, in quanto opera autoconclusiva, non era assolutamente necessario introdurre anche questo fattore, non ha senso, o meglio, c'è un secondo senso per cui l'hanno detto, ovvero per dare più unione al significato di famiglia, dove appunto la famiglia non è data dal sangue in comune, ma in questo caso quello che scorre nelle vene della famiglia delle tartarughe ninja, che comprende i quattro fratelli ma anche April, Casey e Casey Marie, è il fatto che ci sia del mutageno. Molto carina come idea, però banalmente si poteva far capire al nemico Hiroto Oroku che semplicemente la famiglia non è il sangue che ti scorre nelle vene, ma è la famiglia che scegli. Poi certo, forse questa cosa l'hanno detta in mille, quindi hanno voluto un pochino variare facendo leva sul mutageno, che è appunto il punto di forza delle tartarughe ninja mutanti. Però ecco, secondo me era non necessaria allo svolgimento della storia, semplicemente un po' sviato dal punto fondamentale. L'ultima parte molto carina dell'ultimo Ronin è che la tartaruga ninja superstite sente nella testa le voci, ma sono appunto allucinazioni, o se vogliamo essere più credenti, possono essere le voci degli spiriti dei tre fratelli che sono caduti in battaglia, e questo ci dà anche l'occasione a noi fan di avere un surrogato di un'interazione a quattro a cui eravamo abituati nelle storie principali, perché comunque una tartaruga ninja da sola a reggere tutta la storia non è, cioè perde un po' quell'attrattiva tipica che ci danno appunto le tartarughe ninja, perché le tartarughe ninja sono forti in quattro, perché hanno dei caratteri complementari che riescono a portare avanti al meglio la trama delle loro storie. Qui questa cosa manca, l'hanno un pochino sopperita con le voci nella testa nell'ultimo Ronin, però comunque è una, diciamo appunto, un surrogato di una storia, di una delle vecchie storie, perché gli altri tre fratelli in realtà non ci sono, sono solo nella testa dell'ultimo Ronin, però comunque è stato apprezzabile vedere questa interazione finta tra l'ultimo Ronin e le altre tre tartarughe, per vedere anche come questa tartaruga maturata, invecchiata, come vede i suoi fratelli ora che ha questa esperienza dalla sua parte, questa anzianità dalla sua parte. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Io vi consiglio in ogni caso di acquistarlo, di averlo nella vostra collezione. Se siete fan delle tartarughe ninja, dovete avere l'ultimo Ronin. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video, e il prossimo video sulle tartarughe ninja dovrebbe appunto essere sul numero 61 della serie regolare della IDW, che è finalmente uscito in edicola, quindi tempo materiale di leggerlo, e poi ci vedremo presto per parlarne insieme. Arrivederci.